Trovax. Presto lo trasformeranno nel boss dei videogames. Se stai cercando del divertimento puro, stai con Joe. Trovax, sono Trovax Full. Ciao ragazzi, eccoci qua con Jovax Full e questa è una nuova puntata di Minecraft. Come vedete sono in compagnia di Matt 2774 e di Kirito, ragazzi, un altro iscritto che sto invitando alla town dopo un svariato lasso di tempo che voleva entrare e non ci incontravamo su Minecraft. Siamo riusciti ad invitarlo e adesso è entrato nella città. Kirito joined the town. Grandissimo, ragazzi, è un altro cittadino e siamo in tre. Il tre è il numero perfetto. A parte scherzi, se vuole entrare qualcun altro è sempre ben accetto e io sono felice, sono felice. Oddio, vediamo un attimino la town, ragazzi. Ora siamo tre in tre e io sono diventato sindaco, come lo fa notare Kirito. Anzi, metto, scusa. E ragazzi, sono molto felice e benvenuto Kirito. Ora cambiamo un attimino questo cartello, questo cittadini attuali Jovax Full e Matt, e mettiamo anche Kirito. Cosa dirvi, ragazzi? Spero vi piacciono i video. Questa volta invece di farlo velocizzato farò un video normale e almeno siamo tutti felici e contenti. No, a parte scherzi, l'ultimo che ho fatto velocizzato non è piaciuto neanche a me, quindi cercherò di evitarli, quindi farò tutto con voi o quasi, non tutto, quasi tutto. Ok, adesso facciamo un attimino un taglio e ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, eccoci di nuovo qua e sono da solo. Kirito e Matt non ci sono più. Mi dispiace per non registrare insieme a loro, ma ho fatto un piccolo taglio perché prima stavamo soltanto ampliando la base in alto. Devo ringraziarli molto perché stanno facendo molte cose, mi stanno aiutando in varie cose. E per esempio questo qui l'hanno fatto loro. L'allevamento di polli, soltanto che i polli scappano, non so come fanno, forse volano, non so. E invece qui hanno fatto un casino perché Matt aveva fatto una specie di colonna di terra e mi sa che Kirito l'ha buttata giù e ci ha fatto questo ascensore di acqua, però la terra serviva per trasportare l'erba, la terra con l'erba, fino lassù, perché sopra abbiamo soltanto la terra normale. Comunque entriamo un attimino qui, vi faccio vedere un attimino una cosa. Ho scavato fino in profondità e ho trovato il dungeon dei ragni velenosi vicino a casa nostra, vicino ai nostri claim, e questo è perfetto per fare un po' di soldini, anche se i ragni velenosi non è che sono proprio indicati per fare i soldi. Comunque vi faccio vedere un po' gli aggiornamenti che ho fatto e che abbiamo fatto insieme a Matt e Kirito, e così vi aggiorno un po'. Avevo registrato tutto quanto quello che avevo fatto, soltanto che siccome non mi andava più di fare velocizzato, li ho cancellati e ho preferito fare così. Allora, qui ci sono gli alberi un po' fatti a casaccio, ma soltanto per avere legna, e questo è il nostro castello o semicastello. Allora, questo qui è un albero fatto da Kirito, e l'aveva fatti dentro al castello, ma dentro al castello non erano proprio il massimo e quindi li ho spostati a un lato giusto per non eliminarli brutalmente. Comunque, la pioggia sempre a scassare l'anima come al solito, e questo è il castello, l'ho aggiornato dentro. Ho ampliato un po' e ho allungato questo salone. Voglio fare un salone gigantesco qua dentro. Ok, passiamo qua sotto, almeno non lagga. Allora, qua sotto c'è questa stanza dove abbiamo una specie di laboratorio. Io ho messo queste fornaci e le altre cose le ha messe Kirito.
Kirito, ragazzi, ha portato tantissimi mine alla città e devo ringraziarlo veramente, veramente tanto. E mi aiuta molto. Allora, vi ho fatto vedere questa stanza. Ora vi farei vedere un altro po'. Allora, qui ho fatto queste porte così, in questo modo, perché mi piacevano un po'. Mi piacevano abbastanza. E qui sono altre specie di torri o comunque qualcosa del genere. E qui è la torre, una delle torri. Ho fatto queste scale bianche perché mi piaceva l'idea. E qui sto continuando la torre. Lì è la massima altezza. Poi farò una specie di tetto. Di tetto. In due livelli, diciamo. E questa è un'altra ala del castello che poi amplieremo. E di là uguale, ragazzi, c'è la torre e l'ala del castello. Ecco la torre e l'ala che ancora devo costruire per bene. E diciamo che ci stiamo portando molto avanti. Vi faccio vedere un attimino town/town, vi fa vedere tutte le informazioni della town. Abbiamo un impanca a 4071 mine. E poi siamo tre, siamo io, Matt e Kirito. E qui dice, vabbè, tutti i permessi che hanno le persone, i cittadini della città. Poi questo è il salone che ho ampliato tantissimo, ragazzi. Avevo registrato tutto, però ho cancellato, cioè. E mentre questo qui, questa specie di entrata l'ha fatta Matt, grandissimo Matt, mi piace molto questa entrata così. E anche questo credo l'abbia fatto sempre Matt. Ok, abbiamo climato molti posti, 15, come vedete, 15 su 15, perché più persone entrano più avete possibilità di climare insomma plot. E ora volevo climare per esempio questa zona qua dietro, da questa parte, esattamente questa qui, perché qua sotto c'è proprio il dungeon, c'è il dungeon dei ragnetti, e quindi volevo farlo diventare nostro. Ora qui è cresciuta da sola. Ah no, era alta pure prima così, non lo so, boh, vabbè. Mi sembrava la staccionata cresciuta così improvvisamente. Muori pollo. Non potete scappare, non potete, non potete. Comunque sto cazzeggiando e sto insomma facendovi vedere tutto quello che abbiamo fatto. Qui per esempio Matt ha fatto l'acqua infinita. E di qua invece ha fatto il punto per FK. Se vi mettete qui incominciate a saltare e non andate a FK, però insomma non vi disconnette, però è pericoloso, ragazzi, perché se ci state molto tempo potete morire. Ok, ragazzi, ha telefonato qualcuno e ho dovuto staccare. Che sempre chiamano, sempre mentre registro, incredibile, sembra che lo fanno apposta. Comunque vi stavo dicendo che se non state attento con questo qui potete morire di fame, ragazzi, e quindi occhio. Ci sono intanto le galline intrappolate qua sotto, i polli, i porellini. Allora, che cosa fare in questa puntata? Vi ho fatto vedere un po' di roba. Io sono diventato povero nel frattempo, guardate, soldi. Ho 25 mine, ragazzi. Ho sempre donato continuamente alla città e non ho più un soldo. Vi faccio vedere un po' le chest, quello che c'è dentro, così tanto per fare qualcosina. E qui ci sono molti carrelli, non lo so, la gente li butta in giro, non so da dove li prendono, forse dallo spawn. Qui ho droppato molte armature, qui c'è molta roba da piantare, qui non c'è niente. Qui ci sono molta roba per costruire. E qui la roba preziosa, armature, diamanti, eccetera. Qui altra roba da piantare. E qui un po' di attrezzi, un po' di roba varia. Intanto qui avevo messo tre libri, uno è già sparito. Insieme a un po' di diamante è sparito, ma non fa nulla. Non fa nulla, ragazzi. A parte scherzi, ho dovuto usare per forza la mia esperienza, perché sennò alla fine muoio sempre e la perdo continuamente.
Cos'altro dirvi, ragazzi? Prima facevo molti soldi perché avevo un dungeon nel free build, ma il free build l'hanno aggiornato e quindi non l'ho più, non ce l'ho più. Ora ho la home in un posto di terra rossa, così ce l'ho da scavare subito tranquillamente e velocemente. Comunque piove sempre ogni volta che registro, così mi fa anche laggare e questa cosa la odio profondamente. Intanto mettiamo qua, possiamo qualcosa, ragazzi. Sono tornato da una bella scavata della pietra rossa, pietrisco di laterite e anche un po' di sabbia, quindi ho l'inventario pieno che io poserei in questo momento. Posiamo intanto tutta la sabbia perché non mi serve, anche questo, anche questo, questo e questo. E la barchetta ce la lasciamo, ragazzi, perché mi serviva nel free build. E qui c'è altro ferro. Ok. C'è altro materiale. Allora, non so se costruire insieme a voi qualcosa adesso oppure andare in giro a cazzeggiare un po'. Allora, cosa potrei costruire oggi? Allora, intanto ci servirebbe qualche torcia per fare un po' di luce, perché non ci si vede nulla in questo castello. In questo castello. Allora, ecco che vorrei fare, ragazzi, insieme a voi in questa puntata. Allora, adesso facciamo un po' di torce, facciamo così, perfetto. Oh, buono. E abbiamo parecchie torce. Allora, qui ci sta bene, infatti. Guardate come lagga, incredibile. Ok, ho cambiato qualche cosa di grafica, ho annullato la pioggia perché veramente, ragazzi, non se ne può più. E andiamo di sopra a mettere qualche torcia. Volevo innanzitutto fare insieme a voi una cosa carina. No, ho sbagliato. Mettiamo le torce velocemente. Non possiamo fare tutta la puntata sulle torce. Le torce, torce. La facciamo così, così, così. Ogni due, ogni due, ogni due vuoti. Allora, volevo prendere un po' di lana, ragazzi. Lana del Re. A parte scherzi, allora, volevo prendere un po' di lana, colorarla, sempre se ho il colorante verde, e poi metterla qui al centro facendo un passaggio qui al centro, ghigliardo, fino alla fine. Anzi, qui farei una base rialzata, tipo trono, qualcosa di carino. Vediamo, vediamo, ci sta venendo qualche idea. Allora, la lana di sotto, e quindi dobbiamo andare di sotto. Andiamo, 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 ci buttiamo da qui, anche se è un po' lontano. Ok, è veloce scendere, più che altro salire è un po' una rottura. Allora, dobbiamo prendere la lana e il cactus per il verde. Ok, allora vediamo, cactus, cactus, cactus. Allora, la lana dovrebbe stare qui, no? Blocco di ferro, no. Allora, qui, lana, lana, ecco, 35. Non ce n'è più? Mi sembra un po' strano. Mi serve la lana. La lana. Dov'è la lana? No, non dirmi che non ce l'ho più. Ah, ecco. Guardate quanta lana. Perfetto. E il cactus? Non so se c'era qui. Allora, dov'è il cactus? Cactus. Oddio. Che casino, ragazzi. Eccolo qua, cactus, cactus. Dobbiamo cuocerlo, mi sembra. Che è di sopra, tutto di sopra. No, oddio, dobbiamo tornare di sopra. Aiuto. Non si faceva così. Oh sì, si faceva così. Aspettate un attimino. Scusate, scusate, sto morendo. Sto morendo. Oddio, ciao. Oddio. Oh, attenzione, c'è anche la legna verde. Non lo sapevo. Che non so da dove viene. Ah, tintura di lime, verde cactus e farina di ossa. Ai ai ai, la farina di ossa non ce n'è tanta. Allora, qui c'è, non mi sembra. Qui non credo. Doveva stare qui, perché era un po' di ossa qui e un po' di farina che non c'è più. Ai ai ai, qui non c'è. C'era un po' di farina in giro. Eccola, qui. Ok.
Ok, perfetto. Facciamo così. Perfetto, facciamo così, così. E non lo fa perché colla di cactus. Colla di cactus, allora perché? Verde cactus. Dobbiamo cuocere il cactus. Ai ai ai. Dobbiamo tornare di sopra, aiuto. Magari vi lascio nel mentre che sto cuocendo. Smetto di registrare e poi riattacco. Comunque. La prossima volta, ragazzi, cercheremo di costruire qualcosa insieme a voi. Così da rendere tutto più interessante. Allora, dobbiamo cuocere. Questo è Crusher. Questa è l'Iron Furnace. C'è la terite, ce l'ho messa io. Cuociamo un po' di cactus. E ci vediamo fra pochissimo. Ci mettiamo 20. Ok. Fra poco. Ok ragazzi, ha finito di cuocere tutto quanto. E ora dobbiamo allora fare questo così, questo così. 28. Ah, no, aspetta, verde cactus, colla di cactus. Ok. Perfetto. 30. Dobbiamo prendere un po' di legna. La legna ce l'abbiamo, sì. Diabete va bene. Penso che vada bene. Allora vediamo un po'. Facciamo così, così. Non so se è meglio la lana. Ah, non possiamo. Aspettate un attimino. Assi di legno di quercia. Legno di quercia. Soltanto il legno di quercia. Ai ai ai. Ce l'ho il legno di quercia, penso sì. Però di sotto? No, non mi dite che ce l'ho di sotto. Legno di abete. Di quercia, mi serve quercia. Eccola un po' di quercia. Ah, questo lo usiamo allora, che non ci serve. E gli mettiamo questo. Oh, perfetto. Il legno verde. Soltanto 17 però, vabbè. E è un po' com'è. Se è bello oppure no. Non ho più il piccone. Ai 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 ragazzi. Ragazzi, non ho più nulla. Attenzione, passiamo un po' di pietra rossa che mi sta dando fastidio. Mettiamo a posto così. Oh, perfetto. Allora adesso mi serve un po' di legna che ho messo qui. E un po' di pietra. Ok. Ok. Facciamo un piccone. Se non sapete come si fa un piccone, si fa in questo modo. Allora, perfetto. Ok, abbiamo il piccone. Allora, il centro è questo, quindi facciamo le scale, no, questo sì. Ok, facciamo così, vediamo un po'. Allora, facciamo così, no, magari senza fare in alto. Non è male l'idea. Non so se possiamo fare anche, perché non lo so, le scale verdi, vediamo un po', sarebbe una cosa interessante. No. Ok, scusa, non lo faccio più. Non lo faccio più. Allora, quindi io mi sfascerei tutto questo, ragazzi. E poi farei tutto verde, questa striscia verde così. Per fare una specie di passaggio, una specie di tappeto verde. Rosso non mi andava di farlo perché è tutto rosso, non avrebbe senso. Però verde mi gusta. E poi fare una specie di trono in quella zona alla fine. Un rialzo, qualcosa di carino. Ok, vabbè. Poi lo faccio da solo, tanto è noioso. Allora, una cosa importantissima devo fare. Ho preso i cartelli, sì, perfetto. Devo mettere in vendita i due plot. Allora, vorrei mettere in vendita questo. Lo mettiamo qui, anzi, lo sfasciamo. Lo mettiamo così, in questo modo. Allora, plot in vendita. Ok. Ovviamente devo fare il comando e anche questo plot in vendita. Ah, devo scrivere anche 0 mine anche di là. Ovviamente ragazzi, non prendete tutti e due, ognuno uno, perché
Per il momento non posso mettere in vendita altro, quindi plot in vendita 0 mine. Perfetto. Quindi ragazzi, fate uno per uno e non fa male a nessuno. A parte scherzi, devo mettere in vendita questo plot, quindi era, facciamo un po', vediamo, town mayor, che sì, questi sono tutti i comandi che può fare il mayor. Rank toggle by set, facciamo town set e vediamo altri comandi. Plot price, shop price, name tag, come si mette in vendita? Vedo un attimino e poi torno. Ok ragazzi, intanto si è fatta notte, dovrebbe essere plot for sale. Allora vediamo un po', plot for sale. Oh, finalmente abbiamo messo in vendita questo qui, perfetto. Allora uno è questo ragazzi, mettiamogli le torce qui, almeno lo notano, e anche l'altro, così ragazzi ve li comprate e ci costruite quello che vi pare, ci mettete le ceste, quello che vi pare ragazzi. Facciamo anche qui le cose, le torce, e facciamo plot for sale. Perfetto, intanto si è fatta notte perché sono stato un po' a vedere i comandi. E perfetto ragazzi, sono in vendita questo e l'altro di là, così vi costruite quello che vi pare. Magari se qui vi impiccia, ma non credo, o con F9 vedete i plot dove finiscono. Ecco qui. Quindi qui non vi impiccia l'orto. E di là, vabbè, l'albero ve lo buttate giù, non è un problema, no? Non è quello il problema. Perfetto ragazzi, vi ho messo in vendita i plot e così avrete uno spazio tutto vostro. E sono a zero mine, come scritto qua. Cos'altro dirvi? Si sta allungando la puntata, quindi devo salutarvi per forza. E spero non vi sia... non vi abbia annoiato e vi sia piaciuta. Chi è nuovo iscrivetevi, chi è vecchio vi ringrazio di seguirmi. E ragazzi, intanto faccio questo tappeto verde e vi saluto ragazzi, ciao.